sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassire le rose. Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche sfogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard they say.
catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Genti tra arte contemporanea e valorizzazione del nostro territorio nella terza edizione di Ratiche. Un progetto che si pone come obiettivo il sostegno dell'arte contemporanea, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del nostro paese. Alcuni artisti nei giorni scorsi hanno già fatto un sopralluogo insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale proprio per definire i dettagli dei loro progetti. L'obiettivo, ci dice l'assessore Carlo Luigi Piccari, è quello di far diventare Bisenti un museo a cielo aperto. Dando uno sguardo ai murales già realizzati negli anni scorsi, viene proprio spontaneo esclamare: è proprio bello, meraviglioso, ma chi li ha realizzati? L'assessore Piccari, in coda, aggiunge che quest'anno verrà coinvolto anche l'Istituto Comprensivo Valfino, che comprende 4 plessi e quindi 4 insegnanti di educazione artistica che possono dare una mano. La street art è uno strumento che il nostro paese ha già sperimentato ormai da diversi anni e l'assessore alla cultura Piccari ha già messo il piede sulla terza edizione di Ratiche 3. Il bellissimo murales sulla parete di Casa Centini, lato est, dell'artista Letizia Mandragora, e l'altro lungo via Roma sulla parete di Casa Luci Beniamino e tante altre fanno bella mostra ed è un biglietto di visita per il nostro paese. Ci saranno poi altre sorprese, ha focalizzato e illustrato Piccari nella sua conferenza stampa di presentazione. Renderemo più bella e accogliente il nostro paese. Gli spazi autorizzati per il momento sono 5, su cui gli artisti potranno esprimersi in queste pareti e spazi e famiglie che rispondono al nome di artista di Ancona, via Roma, Palazzo Ex Lanalli, della scrittrice Maria Verbagna Volpi, in arte Ben Pastor. Il secondo spazio, artista greco, tema sul Montonico, Palazzo Panzone, lato ovest, Belvedere. Ancora, artista Polonia, omaggio all'arte del Merletto, casa Catitti di Piazza Dante.
artista siciliano, opera Sant'Antonio con ramo di ulivo, Palazzo De Carolis Tommaso. L'ultima scultura, artista napoletano Francesco Cretella, che realizzerà una scultura del nostro concittadino Ponzio Pilato, una scultura a misura d'uomo che verrà posizionato al centro della rotonda. L'idea di questo grande progetto è scaturito da un gruppetto di giovani dal nome e titolo altisonante, instabile, incerto, bizzarro ed adattato, provvisorio, e sì, i quasi adatti, i quali hanno sempre avuto grandi idee e capacità di mettere in pratica progetti ed eventi, coinvolgendo tanti giovani e cittadini. Oggi finalmente il terzo step, si comincia a parlare della storia e leggenda e prodotti del nostro paese. Ormai da più di 20 anni sulla breccia, con qualche break dovuto alla gioventù che non torna più, animando le attività culturali, associative e ricreative bisentine e non solo, promuovendo in tutti i modi, mettendoci, come si dice oggi, la faccia, ma maggiormente anima e cuore. Vediamo. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Il progetto di quest'anno sarà un progetto all'insegna dell'Unione, sarà un progetto dove saranno presenti diverse realtà, diverse associazioni del territorio e pian piano vi inizierò a spiegare tutte quelle che parteciperanno a Radiche 3, il terzo atto di questo progetto di rigenerazione urbana basato sulla street art. Il primo ringraziamento che devo fare è alla Prologo, perché sono 2 anni che proviamo a fare la presentazione con loro, però causa maltempo è saltata anche quest'anno, quindi vabbè, è andata così e quindi ok. Subito un ringraziamento va fatto anche all'associazione Quasi Adatti, perché quest'anno ci sarà una collaborazione con Radiche, nel senso che Radiche sarà all'interno della manifestazione Corriamoci Sopra 8, e quindi penso che abbiamo raggiunto una buona cosa nel combaciare tutte e due le cose. Pian piano inizierò a dire anche tutte le altre realtà, quindi, che faranno parte di Radiche di quest'anno. Subito possiamo vedere come in questa slide abbiamo appunto sviluppato questi, abbiamo creato questi questi adesivi sono presenti quasi tutte le strutture ricettive del paese, e come potete vedere questa è stata creata a fine ottobre del 2023 e abbiamo raggiunto 5.000 visualizzazioni, ovvero 5.000 volte da ottobre, quindi sono passati 7-8 mesi, qualche curioso, turista, eccetera, eccetera, con il QR code entrato con il telefono e ha visto appunto la mappa, quindi vuol dire che sono dei numeri che fanno capire come il progetto sta andando avanti pian piano. E quindi mi sento di dire anche subito grazie a chi ha creato questo, tutta la parte grafica, tutta la parte della promozione, quindi Matteo e Federica, che chiaramente si sono impegnati in questo. Questa slide mostra tutte le opere che sono state fatte all'interno del centro storico, e quindi con le opere di quest'anno vogliamo unire ancora di più tutte le opere per addensare il museo a cielo aperto. Andiamo avanti. E con le stelle verdi vediamo le opere che saranno di quest'anno. Quindi, come possiamo vedere, ci sarà una maggiore unione tra le opere realizzate nel 2022-23 e con quelle del 2024. Tra l'altro ci saranno anche
delle cose molto particolari oltre ai graffiti, ma andremo a spiegarle meglio un po' più avanti. Questo è il primo artista che proponiamo per il 2024, è un artista che viene da Ancona, queste sono le opere che lui ha realizzato, e la nostra idea è subito quella di andare a a fare questo quest'opera, che è un palazzo che appartiene alla scrittrice Ben Pastor, e sarà un e ci alzeremo di un piano praticamente, sarà un è un progetto che si svilupperà in modo un po' particolare, perché la prima parte che è stata realizzata da Vincenzo Terregna, il nostro artista bisentino, appunto verrà aggiunta da dal primo piano, che verrà appunto realizzata da questo artista di Ancona, e quindi sempre con un tema legato al fatto che Bisenti prima era un centro molto attivo per quanto riguarda le attività. Bisenti era molto fiorente per quanto riguarda il commercio. Passiamo alla prossima. La prossima opera verrà realizzata da un artista greco. Queste sono alcune sue opere che ha realizzato nel mondo, ed è un artista che andrà a realizzare un'opera sul Montonico, e questo è il bozzetto. Il fabbricato appartiene alla maestra Ines, e la particolarità di quest'opera sarà sicuramente il fatto di avere questo fondo così a mattoncini, quindi penso che sarà una grandissima sorpresa e avrà un bel successo, secondo me, non lo so, speriamo. Questa è la nostra artista di punta di quest'anno. È un artista che viene dalla Polonia, e l'abbiamo scelta proprio per la vicinanza alle nostre tradizioni, quindi andrà a realizzare un bozzetto come omaggio all'arte dei Perletti, quindi una tradizione antica che fa pensare subito alle nostre nonne, comunque alle persone più anziane, quando l'arte dell'uncinetto, del merletto veniva era molto frequente. E quindi quest'opera che andiamo a vedere verrà realizzata sul palazzo di Quintino. Abbiamo scelto questo palazzo perché potrà essere vista da tre direzioni: dalla parte di via Roma da su, venendo dalla rotonda, ma anche dalla piazza, ma soprattutto anche dalla parte giù, dove adesso ci sono dei cantieri, però siamo sicuri che quest'opera sarà molto apprezzata dai turisti, ma anche dai bisentini. Il prossimo artista è un artista siciliano, riguardo una cosa importante, scusate, riguardo quest'opera vogliamo organizzare un incontro appunto con delle signore anziane, quindi vogliamo anche coinvolgere l'associazione Amores per creare un evento attorno alla realizzazione di questo progetto. Questo artista è un artista siciliano, e qui mi sento di ringraziare Don Luigi perché l'idea di questo bozzetto è stata sua, nel senso che lui ha voluto darci come consiglio il fatto di realizzare un'opera su Sant'Antonio,
e quindi l'artista andrà a realizzare un'opera che andrà a rappresentare appunto Sant'Antonio, è vicino alla statua di Sant'Antonio, che potrebbe essere diversa da questa. Verrà rappresentato anche un ramoscello d'olivo, proprio per un omaggio anche alla tradizione e al fatto che comunque nelle nostre terre ci sono delle coltivazioni comunque per quanto riguarda l'ulivo, appunto, e la tradizione nella produzione dell'olio, ma anche come simbolo di pace in un momento un po' particolare. Quindi abbiamo scelto questo tipo di tema in questo caso, e credo che sarà anche questa un'opera molto molto apprezzata. Veniamo appunto alla sorpresa di quest'anno sarà l'anno in cui vogliamo realizzare una scultura. La scultura in questo caso verrà realizzata da Francesco Cretella. Io non ho portato il bozzetto questa sera, anche perché è in fase di realizzazione, però la scultura che verrà realizzata sarà in stile barocca, molto simile allo stile di queste tre opere che l'artista napoletano ha realizzato. Abbiamo deciso di con l'amministrazione di posizionarla nella rotonda, per cercare di fare un restyling, ma anche come segnale forte, diciamo, di appartenenza del paese, e per la leggenda che come sappiamo ci lega alla figura di Ponzio Pilato. Praticamente abbiamo finito. Io spero che arrivino adesso dei consigli, magari per il futuro, ma anche accettiamo critiche, quindi comunque grazie a tutti di essere intervenuti. Se qualcuno ha delle domande, non lo so. Sono domande? Prolungare anche i disegni oltre il centro storico. Cosa? Prolungare i disegni anche oltre il centro storico. Ah, prolungare quindi... Allargare il centro storico. Beh, questo. Allargare il paese. Io sinceramente lo spero, però non dipende solo da me. Penso che comunque quello che faremo in tre anni è qualcosa che non so se Vicenti ha mai fatto. Comunque spero di sì, sinceramente. Volevo dire una cosa su Sant'Antonio, no? Visto che è il protettore degli animali, sì. Bisogna inserirci l'animale, oltre al ruscello d'olivo, che secondo me rappresenta la pace, il simbolo pasquale. Com'è? Siamo in demissione qua. Su questo parlano stessi. Su questo ti posso già aspettiamo la campana. Su questo ti posso dire che un animale vuole inserirlo, e mi sono dimenticato di dirlo, però l'artista mi ha garantito che inserirà delle figure di animali, quindi è anche giusto, penso che sia giusto anche per, come si dice, fare un riferimento alla tradizione, alla figura di Sant'Antonio, penso che sia anche giusto. Sì, il ramoscello d'olivo, però mi sembra più che rappresenti un simbolo pasquale e non che abbia a che vedere con Sant'Antonio, che è un santo che noi veneriamo e che festeggiamo con il rito della processione di tanti, eccetera eccetera. Sì, io sinceramente il discorso dell'olivo, più che una situazione legata alla Pasqua, la vedo più come una roba legata al territorio, perché comunque tutti noi abbiamo la tradizione della raccolta delle olive, comunque la produzione dell'olio, quindi magari si potrà fare un altro bozzetto dove
valorizzata la, appunto, la raccolta dell'ulivo e la produzione dell'olio. Secondo me, poi non lo so, magari sentiamo Don Luigi che c'ha più voce in capitolo di me. Dove è stato Luigi? Beh, se Don Luigi vuole dire qualcosa. Dove è stato Luigi? Vieni, Don Luigi, vieni. Se, cioè, se, non lo so, se qualcuno, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, anche altri consigli per il futuro, cioè. Carlo, scusa, quando riguarda il Lunare Stellaris? Ah sì, giusto. Tra, oltre a questi murales c'è stato un progetto che in realtà è partito molto tempo fa, io penso verso fine 2023, forse anche ottobre novembre, non ricordo bene, verrà realizzato un altro murales che appunto l'Avis finanzierà e che riguarderà la sensibilizzazione alla donazione del sangue. Chiaramente io non ho portato qui il bozzetto perché non riguarda Radiche, però comunque sì, diciamo che comunque si inserisce comunque nella rivalutazione urbana, comunque, quindi sì, verrà realizzato un altro murales di fronte alla scuola elementare, il palazzo del comune. Sì, sì. Dei murales iniziati nell'anno precedente, ce ne sono alcuni che non sono stati ultimati. Sì. Cioè, è prevista la situazione, sì. Oppure no, è prevista anche quello, infatti ho dimenticato, anche quello verrà finito all'interno di Coloriamoci Sopra, quindi a giugno verrà finito anche quello. Sì, prego. Allora io volevo dire qualcosa riguardo a quello che al murales che riguarderà Sant'Antonio. L'olivo è un simbolo che racchiude tutto al di là della semplice rievocazione, come diceva Carlo, del prodotto della nostra terra e di questo, ma l'olivo è comunque il simbolo della pace, è il simbolo della rigenerazione, perché non dimentichiamo che alla fine del diluvio universale il primo simbolo che esce è il ramoscello di ulivo, e questo nel libro della Genesi. Quindi per questo quando Carlo mi ha fatto vedere il bozzetto ho detto lasciamo il simbolo di questo ramoscello di ulivo, certamente inseriamo degli animali, inseriamo il maiale, cioè Sant'Antonio è per questo, no? Ma anche altri animali, ma non so come avverrà nel dettaglio questo, perché questo lo vedrà l'artista che lo realizzerà, però ci siamo trovati su questa cosa, cioè lasciare il ramoscello di ulivo come segno di pace, segno di speranza, di rigenerazione, di tutto quello che può essere il segno dell'olivo, oltre a richiamare, come diceva lui, la nostra, il prodotto della nostra terra, e mettere attorno alla figura di Sant'Antonio, mettere animali, proprio a sottolineare questa tradizione. Quindi io personalmente non ci vedo nulla di contrastante in questa cosa, anzi penso che sia un elemento in più per poter fermarsi, pregare e chiedere il dono della pace, che in questo momento di questo abbiamo bisogno e non altro, perché tutto quello che si sente intorno a noi non promette niente di buono, è brutto dirlo ma è così, quindi fare qualcosa che
richiami comunque alla pace, alla speranza. Papa Francesco ieri ha dato lettura della bolla dell'indizione ufficiale del Giubileo, e non a caso l'ha intitolata Spes non confundit. Non saremo delusi dalla speranza, dalla speranza di un mondo migliore. Quindi penso che queste due cose possano andare insieme. Poi certamente vedremo con l'artista che realizzerà quest'opera, spero di poterlo incontrare, di poterlo conoscere, quindi di vedere da vicino quello che vorrà fare, però questa cosa è già stata fatta presente, penso che sia stata accolta dall'artista, quindi sicuramente ci sarà un richiamo anche a quella che noi celebriamo nella nostra devozione a Sant'Antonio. Semplicemente tutto questo. Poi ripeto, nel dettaglio lo si vedrà, anche perché il bozzetto che avete visto, penso che cioè quella è una figura presa già da altre parti, quindi lì al posto di quella figura vedrete la statua di Sant'Antonio, quella nostra che portiamo in processione, e vicino ad essa vedrete gli animali, e quindi non penso che ci sia questo contrasto, anzi sia, ripeto, un aiuto e un contributo alla pace e alla speranza nell'armonia di tutti quelli che sono gli esseri creati da Dio. Solo questo. Grazie. Ho dimenticato un'altra cosa importante riguardo la scultura. Chiaramente io non mi sono preparato un discorso, quindi alcune cose mi ritornano dopo. La particolarità di questa scultura è che verrà realizzata con l'argilla del nostro fiume Fino, e quindi questa è una cosa molto importante il legame con il territorio, la scelta della materia prima, dell'argilla, una materia prima nobile, e attorno alla creazione, alla realizzazione della scultura organizzeremo all'interno, grazie anche all'associazione Quasi Adatti, un laboratorio d'argilla per ragazzi, e anche grazie all'associazione Emozione Apua, quindi cercheremo di coinvolgere anche i ragazzi e quindi anche le scuole dell'Istituto Comprensivo Valle del Fino. Non so se riusciremo a farlo in modo perché comunque con il fatto che si farà il pomeriggio, non so se ci riusciremo, comunque in modo informale riusciremo a coinvolgere anche i ragazzi, quindi questa è una cosa molto importante che ci tenevo appunto a sottolineare. Se ci sono altre domande o altri consigli per il futuro, a noi fa piacere, ascoltiamo sempre i consigli e cerchiamo di trasmetterli nei progetti quando andiamo a realizzarli. Se qualcuno vuole dire qualcosa. Caro, lui la porta già finita comunque. No, l'opera viene realizzata sul posto, noi andremo a prelevare l'argilla su una parte del fiume, molto probabilmente la roccia del Delfino, perché lì abbiamo visto che c'è ma comunque tutto il fiume Fino è ricco di argilla, e questa verrà lavorata proprio qui a Bisenti, tutta a Bisenti. E la cottura poi dove la faccio? La cottura verrà realizzata dal forno di Patrizia, la moglie di Camillo. Ci stiamo già organizzando per questo. Chiaramente attorno alla scultura ci sarà anche un restyling della rotonda, io poi saranno i tecnici, io non entro nel merito perché non ho le competenze per parlare di questo, quindi lascerò ai tecnici
la scelta è... Oh Carlo, scusa, sì. Ma che dimensione dovrebbe avere questa scultura? La dimensione sarà quella ad altezza d'uomo, ad altezza d'uomo, anche se il piedistallo tenderà a dargli molto risalto, quindi sarà molto evidente comunque. Sì, sì. Se ci sono altre domande... Ok, grazie a tutti allora e buona serata. Bocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto amore ad appassire le rose, così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano. Eh sì, la vostra brochure recita proprio la street art contro lo spopolamento. È proprio così? Sì, ripopolamento, anche se... c'è da dire che comunque ripopolamento è un ripopolamento figurativo. Io penso che per ripopolare un paese così, che comunque ha subito un sacco di perdite dal punto di vista demografico, debba far riferimento a grandi progetti, a progetti importanti come la strada, come l'RSA. Questo è un progetto che porta vitalità, che porta curiosità, porta turisti, movimento, però sicuramente non può essere la stessa cosa. Quanti sono quest'anno le pareti a disposizione degli artisti? Quest'anno faremo 5 opere in più, considerando però anche la scultura, che sarà comunque un'opera che fa parte di Rati, che comunque fa parte di questo progetto, però saranno 5 in più in totale. Arrivano artisti da tutta l'Italia, diciamo. Arrivano artisti dall'Italia, ma arrivano artisti anche dall'Europa, perché ci saranno anche un artista donna polacca, molto molto conosciuta, con 60.000 followers, quindi parliamo comunque di una personalità importante nel muralismo, e poi ci sarà anche un artista greco. Il resto sono tutti gli altri sono tutti artisti italiani, comunque molto conosciuti nell'ambito della street art. Artisti bisentini quali sono? Artisti bisentini quest'anno non ci sono. Devo dire che mi dispiace, però penso che nel futuro lavoreremo per fare qualcosa del non genere. Si sono presentati o è stato voluto dal comune, dall'assessore? Bah, è stata una scelta,
mi prendo la responsabilità, diciamo che è stata una scelta, anche perché comunque ci sono già sei opere sono state fatte, quindi probabilmente sarebbe il caso di pensare qualcosa di diverso per il futuro, qualcosa di particolare, non ripetere le stesse cose per non creare una situazione troppo ripetitiva probabilmente. Si parla di una statua di Ponzio Pilato al centro della rotonda. Sì. Sì, questa è la novità di quest'anno. Io sono stato molto sorpreso di questa possibilità di poter realizzare questa quest'opera. Sarà una scultura realizzata con l'argilla ricavata in buona parte dal fiume Fino. Verrà realizzata da un artista napoletano e andrà a rappresentare proprio Ponzio Pilato, che la leggenda, come sappiamo, vuole che sia di Bisenti, e io penso che possa portare qualcosa di importante. Chiaramente c'è da dire anche che bisogna sviluppare questo progetto, e il fatto di Filippo Lucci che porterà appunto questo finanziamento importante per il comune, quello potrà essere veramente una roba molto importante per Bisenti. Stai parlando del museo, sì. Di Ponzio Pilato? Sì, sto parlando. Diciamo, ex asilo o scuola materna? Sinceramente sì, penso di sì, spero che si faccia lì, perché è una posizione strategica, vicino c'è la casa, vicino ci sarà anche il mercato coperto, che sarà uno showroom di prodotti tipici, quindi io penso che sia una posizione ideale per realizzare il museo, anche se stiamo ancora vedendo. Io sono felice veramente di questa possibilità. Sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassire le rose. Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio.
ho mai dato per un amore nuovo. Bocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto amore ad appassire le rose, così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.